finalmente ce l'ha fatta. Dopo anni di permanenza in WWE, Jey Uso è riuscito finalmente a conquistare il suo primo titolo in singolo, sconfiggendo Bron Breakker a Raw e facendo suo il titolo intercontinentale. Un risultato in cui molti ci speravano, ma che in realtà spiazza un po' tutti, dato che l'ex NXT fin qui è stato costruito come una macchina schiacciasassi e sembrava impossibile vederlo perdere la sua seconda difesa. Tuttavia la WWE ha deciso di stupirci tutti, regalando una grande gioia all'Uso e a tutti i suoi sostenitori. Una conquista a parer mio meritata. Infatti non si può negare quanto sia aumentato di popolarità negli ultimi anni. E specie nel 2024 ha creato un vero movimento con il suo heat, facendo saltare tutte le arene e conquistando anche le prime posizioni a livello di vendita del merchandising. Una crescita che però non è per niente scontata, anche perché lui è in federazione da tanti anni, dal 2010, ed è sempre stato visto solo come un wrestler da tag team. Infatti assieme a suo fratello Jimmy hanno fatto il panico vincendo più volte le cinture, quindi lanciarlo in singolo era una scommessa che poteva anche non funzionare. E incredibilmente è proprio grazie a Jimmy che abbiamo potuto vedere questa grande ascesa. Infatti questo rimediò un infortunio al ginocchio nel 2020 che lo mise fuori dai giochi per un po' di tempo, e ciò diede inizio all'esperimento di Jey in solo, che comunque si ritrovò in compagnia di un membro della sua famiglia, ovvero Roman Reigns, che dopo l'abbandono per la pandemia tornò ferocemente in WWE effettuando il tanto desiderato turn heel, vestendo i panni del Tribal Chief e venendo affiancato a quel folle di Paul Heyman. Un Jey che però non aveva tutta sta grande credibilità. Come ho detto prima, era solamente un membro di un team, e nessuno riusciva ad immaginarselo senza il fratello. Anzi, nessuno in quel periodo riusciva realmente a distinguere Jey da Jimmy. Comunque l'Uso finì per essere la prima vittima della grande lista del cugino, in quel di Clash of Champions 2020, e non stava per niente apprezzando il cambiamento di Reigns, anche se poi dovette arrendersi e finì per essere un rinforzo per il campione, che assieme a Heyman era in procinto di creare la Bloodline. Fatto sta che poi Jimmy è tornato, e i due sono finiti di nuovo a fare squadra. Ma questa volta qualcosa è diverso. Qualcosa è cambiato. Una cosa per niente negativa, dato che il team riuscì a sfruttare questo cambiamento a loro favore, diventando molto più temibili rispetto a prima, specie sul lato dell'aggressività. Hanno iniziato dominando la divisione di coppia, e come ben sappiamo hanno tirato fuori un regno lunghissimo, unificando le cinture e mantenendole per 622 giorni fino a WrestleMania 39. Nel mentre che le settimane passavano e la storia della Bloodline proseguiva nel suo svolgimento, si percepiva la grande crescita dei vari protagonisti, e alcuni di questi davano l'impressione di essere maturati molto, e che quindi potessero camminare finalmente senza alcun aiuto. E uno di questi è ovviamente Jey Uso, che dopo anni non ne poteva più di stare sotto gli ordini di Roman, portando così al tag team match di Money in the Bank, dove assieme a suo fratello ha sconfitto Reigns e solo, con il nostro Jey che schienò il capotribù, il primo a riuscirci dopo quasi 4 anni. Questo ha poi portato alla loro sfida di SummerSlam, dove Jimmy incredibilmente tradisce suo fratello mostrando fedeltà alla Bloodline, anche se comunque quella faccenda è bella incasinata. È forse anche il momento più debole a livello di scrittura, visto che il match di Money in the Bank avvenne un mese prima, e di punto in bianco Jimmy scelse di tradirlo. A livello di coerenza della storia si poteva benissimo pensare che sarebbe stato Jey a detronizzare Roman dopo la sconfitta di Cody, e onestamente anch'io l'ho pensato, visto che è partito tutto quanto da lui, e sarebbe stato interessante vedere chiudere questa storia con una lotta interna, ma alla fine non è andata così. E dato anche l'atteggiamento del fratello, decise di allontanarsi da SmackDown e dalla WWE, un'ottima scusa per farlo andare a Raw e poter iniziare dopo anni questo nuovo percorso in singolo. L'ora di main event Jey Uso era arrivata. Da face ha iniziato ad essere tifatissimo ed essere riconosciuto come un singolo, anche se in realtà nel suo primo mese di permanenza a Raw finì nuovamente per vincere le cinture di coppia, ma questa volta assieme a Cody Rhodes, un regno che non si può nemmeno definire tale, visto che terminò dopo appena 9 giorni, anche se comunque ci ha regalato quel grande segmento durante il post-show di Fastlane 2023, dove si presentò ubriaco facendo ridere tutti. Proprio a causa delle cinture si ritrovò nella faida con il Judgment Day, disputando il War Games di quell'anno al fianco di Cody, Seth, Sami e il rientrante Randy Orton. Ma nonostante ciò, Jey, a livello di importanza, si trovava comunque sotto di alcuni gradini rispetto agli altri lottatori. Un esempio può essere lo stesso Rollins, con il quale perse il match per il titolo mondiale, o anche Drew McIntyre, per non parlare di Punk che era appena rientrato. Questo ci viene confermato anche nei primi mesi di quest'anno,
dove per poco non riuscì a detronizzare il campione intercontinentale Gunther, riportando ancora una volta Jay a occuparsi della sua famiglia, data l'interferenza di Jimmy. Proprio con quest'ultimo si erano ritrovati sul ring come numero 1 e numero 2 alla Royal Rumble, facendo intendere al pubblico che i loro problemi si sarebbero risolti nell'evento più importante dell'anno. Un match che entrambi hanno sognato per anni, per il quale avevo molte aspettative, ma che in realtà si è rivelato come il peggiore dell'evento. Uno spam infinito di superkick con zero narrativa, se non la pietà del face verso il suo gemello, con Jimmy che ha provato a sfruttarla a suo favore ma senza successo. Una vittoria che, però, non porta a nulla. Anzi, Jay, nonostante il supporto dei fan, continua ad essere uno che, sì, è credibile e può battere chiunque, ma nel concreto non riesce mai a fare quel passo decisivo per svoltare la sua carriera, come nel caso della sconfitta a Backlash contro Damian Priest, dove venne accolto come un dio, la semifinale del King of the Ring persa contro Gunther e infine il Money in the Bank ladder match, dove per molti, me compreso, sembrava essere il favorito. Con il suo ritorno a Raw c'è anche il riavvicinamento con il suo vecchio compagno della Bloodline, Sami Zayn, e questo in realtà poteva essere un male perché dava l'impressione che i due avrebbero fatto squadra, una cosa che avrebbe riportato nuovamente Jay nel limbo del tag team. Ma per ora sembra che i due siano solamente grandi amici, che si danno consigli e che si coprono le spalle a vicenda. Inoltre ora si è ritrovato in questa storia con i Terror Twins, in particolar modo con Rhea, con la quale sta creando una grande intesa. C'è voluto un po' di tempo, ma alla fine questo passaggio allo show rosso si è rivelato essere vincente, e lo si capisce dal fatto che ogni scusa è buona per farlo apparire, che sia per l'appunto in semplici segmenti nel backstage con Sami o con Rhea, o l'averlo inserito nel torneo per decretare il number one contender al titolo intercontinentale. Ah, e tra l'altro è pure la superstar con incontri più fatti in tutto il 2024, un torneo a cui in realtà non ho dato per niente troppo peso. E penso che in molti hanno fatto il mio stesso errore, dato che, come abbiamo detto all'inizio, Bron Breakker sembrava essere destinato a una corsa al titolo abbastanza importante, ma il vecchio Triple H, forse anche per rispondere alle accuse di gestire in maniera troppo prevedibile le sue storie, ha deciso di stupirci tutti, e nella puntata di Raw del 23 settembre, Jey Uso ha scritto un capitolo importantissimo per la sua storia, vincendo il titolo intercontinentale. Personalmente non mi aspettavo tutto questo successo. Anzi, in principio pensavo che a emergere sarebbe stato suo fratello Jimmy, e fino a qualche ora prima della vittoria del titolo, questo video era stato impostato in maniera molto diversa. Inizialmente la sua canzone era molto discussa, anzi, letteralmente veniva memata perché era identica a quella precedente, e puntava solo a evidenziare che Jay fosse diventato un singolo, a differenza della novità di Jimmy. Ad oggi invece è esattamente l'opposto. Jimmy è uscito dai radar, e chissà se tornerà a Bad Blood, mentre Jay è diventato una star con un'identità propria e importantissima ad oggi per la federazione, che riesce a vendere qualsiasi tipo di merchandising e che fa venire giù l'arena appena parte la theme song. Sarà interessante capire come sarà il suo percorso da campione intercontinentale. Non credo che la faccenda Bron Breakker sia risolta. Prevedo che questa, dopo il grande regno di Gunther, vedrà diversi passaggi, invece che regni di lunga durata. E dato che stiamo dando tutti per scontato che si riaffaccerà nuovamente nella storia della Bloodline, mi piacerebbe vedere uno scenario dove Jay è ancora campione, e Roman, che è arrivato pure ad allearsi con Cody pur di porre fine alla nuova gestione, potrebbe, diciamo, congratularsi con lui per questo grande successo, o comunque far percepire in maniera più o meno esplicita a lui e a noi fan di essere fiero di ciò che l'uso è riuscito a conquistare dopo essersi allontanato. Non sappiamo se anche in singolo riuscirà a diventare un main eventer come suggerisce il suo soprannome, ma sappiamo benissimo quanto il suo personaggio possa essere versatile. Può passare dall'essere divertente all'essere estremamente serio e credibile durante lo show. E forse è proprio questo che lo contraddistingue. Sicuramente in mezzo a questa folla di sostenitori ci sarà qualcuno che non crede in lui o non comprende il suo successo. Magari perché odiano il suo heat o per il suo set di mosse non proprio incredibile. Ma mi sembra ben chiaro che in WWE non si dà così tanto importanza al lottato, ma si punta di più sulla personalità e su ciò che una superstar può offrire in termini di storie. Lo abbiamo visto con altri wrestler, di cui abbiamo parlato in altri video e che non hanno avuto così tanta fortuna. Ed è una cosa che, bene o male, ci si porta dietro da anni.
Basti pensare ad Hulk Hogan, famoso all'inverosimile anche al di fuori dal wrestling per il suo riconoscibile modo di fare. Capace sì di catturarti con un solo sguardo, ma non proprio il migliore quando si parla di abilità sul ring. E dopo essermi giocato i fan di Sting, mi gioco pure quelli di Hogan. E immagino che nei commenti mi attaccheranno dicendo che non ho vissuto quel periodo e che quindi non posso parlare. E che pensano pure che li sto paragonando. L'unica cosa che forse mi fa storcere un po' il naso a livello di set di mosse è la spear. E dico forse perché ci trovo sia dei lati positivi che negativi. È figo perché schienando Roman è come se si fosse guadagnato la possibilità di utilizzarla, mentre dall'altra parte non mi fa impazzire perché ci sono fin troppi wrestler che la usano, tra cui un membro della sua famiglia decisamente più famoso di lui, dandomi l'impressione che vuole in qualche modo emularlo, una cosa che entra in contrapposizione con il percorso di cui abbiamo appena parlato. Voi cosa ne pensate di Jey Uso e del suo attuale percorso in WWE? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video.